esattamente un mese fa in Congo ci fu, lo ricorderete, l'agguato e l'omicidio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista locale. Ancora si tenta di far chiarezza sui motivi di questa tragedia, ma le indagini vanno avanti a stento. Tutto questo ci richiama anche i problemi dell'Africa e della situazione dell'Africa, e di questo noi parliamo con un ospite di eccezione. Ci fa veramente molto piacere di averlo nostro ospite, Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, ma anche inviato dell'ONU in Sahel. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito. E grazie a lei di essere con noi, professore. Però prima vediamo questo servizio di Maria Gianniti che ci ricorda che cosa accadde un mese fa. Gli ultimi istanti di serenità dell'ambasciatore Luca Attanasio la sera prima della tragedia. Il diplomatico è a Goma a seguito di una missione del Programma Alimentare Mondiale nel Nord Kivu, una delle regioni più instabili della Repubblica Democratica del Congo, da 20 anni teatro di scontri tra una miriade di gruppi ribelli. Il giorno dopo l'ambasciatore Attanasio, assieme alla sua scorta, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il team del PAM, viaggia lungo la strada che collega Goma a Butembo, qui l'imboscata. Un tentativo di sequestro, poi l'intervento dei Rangers che controllano il parco nazionale di Virunga. Comincia la sparatoria. Iacovacci viene colpito a morte. Attanasio, ferito gravemente, morirà durante il trasporto all'ospedale di Goma. A perdere la vita poco prima anche Mustafa Milambo, operatore del PAM, che era alla guida dell'auto. L'autopsia effettuata in Italia dimostrerà che ad uccidere Attanasio e Iacovacci è stato il fuoco amico dei Rangers intervenuti per cercare di salvarli. Il convoglio viaggiava senza scorta, le auto non erano blindate, nessuno indossava il giubbotto antiproiettile. Ora le inchieste delle Nazioni Unite e della Procura di Roma dovranno chiarire il perché del basso livello di sicurezza della missione. Oggi a Luca Attanasio l'Istituto di Studi per la Politica Internazionale conferirà il premio 2021 alla memoria. Allora, Presidente, un premio alla memoria, come diceva la collega, e in questa occasione ci sarà anche una sua, Alexio, Presidente, intitolata La loro Africa. Perché questo premio memoria? Ma per testimoniare veramente chi per l'Africa fa qualcosa di più di quella che era semplice rappresentanza diplomatica, una semplice presenza, che tenta cioè di entrare sui problemi dell'Africa. E lui, Attanasio, era ambasciatore da un lato, rigorosissimo, visitava sempre la comunità italiana, faceva proprio l'ambasciatore, ma dall'altro lato cercava di capire questo continente e si è trovato in una delle zone più drammatiche dell'Africa, perché è inutile, la zona di Goma è un intreccio fra affari, politica interna, politica estera, coloro che smerciano materie prime preziose, che è un incrocio assolutamente terribile. Allora, voi avete detto senza scorta, senza evidentemente non è il mio mestiere fare questa analisi, eccetera, però voglio dire, l'Africa è così insicura che se uno viaggia sempre con la sicurezza dovuta, non fa proprio nulla, insomma. Io ero frustrato quando facevo l'operatore dell'ONU nel Sahel, perché sostanzialmente viaggiavo blindato, no? Ma allora qual è il rapporto con la gente? Come fai a capire che cosa sta succedendo se viaggi sempre blindato? Professore, l'ambasciatore Attanasio, dice lei, cercava di capire l'Africa, lei si è tanto occupato di Africa, noi leggiamo che l'Africa è il continente del futuro e l'Africa ha un grande futuro di sviluppo, e tuttavia l'impressione è che l'Africa rimanga ferma e che anzi l'Europa distolga lo sguardo dal suo rapporto con l'Africa, lo veda più come un problema. Ma l'idea che l'Africa sia il continente del futuro ne sono convintissimo, però bisogna aggiungere per il bene o per il male.
perché evidentemente il futuro, perché arriverà a fine secolo ad avere 4 miliardi di abitanti, di demografi, sono tutti giovani, hanno un'età mediana che è poco più di 20 anni, quindi è il continente del futuro. Ma che futuro? Lo guardi al presente, come si può proiettare il futuro se noi non entriamo? Cioè, il terrorismo di tutto il Sahel, che va dall'oceano, da un oceano all'altro oceano, più a sud, come abbiamo visto ad Essagoma, tutta una serie di strutture economico-neocoloniali che fanno la funzione dei vecchi paesi coloniali. L'Europa, a sua volta, come lei ha detto, non c'è, ma non è che non ci sia, c'è divisa. L'Europa francofona vede come, cioè l'Africa francofona vede come capofila i francesi e così via, e così via, e così via. Allora, o noi abbiamo una politica europea unitaria o non possiamo esserci. Però guardate che nemmeno gli Stati Uniti adesso sono in Africa, non hanno più interesse economico diretto a essere in Africa. Hanno un interesse strategico, lo tengono sotto questo aspetto, ma nella società africana sono entrati prepotentemente, come tutti sanno, i cinesi, e sono gli unici a fare una politica continentale. Allora, se l'Europa fa una politica frammentata, perché come potrebbe esserci in Africa? In Africa, adagio, va chi fa una politica a livello continentale, e la Cina agisce su 53 paesi, che sono 54 i paesi africani, cioè sostanzialmente agisce con la stessa metodologia in tutta l'Africa. Questa è la politica. Professore, chiarissimo fin qui. Allora però le chiedo, che ruolo può giocare l'Italia in Africa? L'Italia, prima di tutto, deve giocare un ruolo a Bruxelles, in cui la nostra presenza africana venga messa in rilievo. Perché se avessimo avuto una maggior solidità a Bruxelles, noi in Libia non avremmo in questo momento la divisione del potere fra Turchia e Russia, che non sta né in cielo né in terra, non sta né in cielo né in terra. Noi abbiamo due aree in cui abbiamo un obbligo di essere presenti, il Corno d'Africa sì. E la Libia. Certo. E in entrambe Non c'è una politica europea unitaria, lo sapete benissimo, nella guerra di Libica ci si è divisi, sul Corno d'Africa adesso non si sa quali sanzioni prendere, oggi decideranno. Ripeto, l'Italia ha un grande ruolo in queste due aree e se ottiene naturalmente una sua funzione potrà aiutare gli altri ad avere a fare il proprio lavoro, no? In questo momento la Francia è così impegnata nel Sahel e ha bisogno dell'aiuto degli altri, ma l'aiuto vuol dire lavoro in comune, vuol dire aiuto reciproco, non vuol dire somma dei nazionalismi. Grazie Presidente Prodi, grazie di essere stato con noi oggi. E buon lavoro, naturalmente. Grazie a voi.